Buon pomeriggio amici e bentornati sul mio canale. Anche oggi continua la mia serie sui personaggi di Casa Savoia e finalmente, dopo tante richieste, oggi vi parlo della prima regina d'Italia, Margherita di Savoia. Margherita fu regina d'Italia dal 9 gennaio 1878 al 29 luglio del 1900. Delle tre regine che governarono la nostra nazione durante il breve regno d'Italia, Margherita fu sicuramente quella più amata. Le altre due non riuscirono mai a eguagliarla. Secondo lo storico Ugoberto Alfassio Grimaldi, fu il personaggio politico dell'Italia Unita che suscitò, dopo Giuseppe Garibaldi e Benito Mussolini, i maggiori entusiasmi nelle classi elevate e nelle classi umili. Indro Montanelli invece di lei scrisse: «Era una vera e seria professionista del trono». E gli italiani lo sentirono. Essi compresero che, anche se non avessero avuto un grande re, avrebbero avuto una grande regina. Ma come arrivò al trono? Chi sposò? E qual è la sua storia? Oggi la conosceremo meglio insieme. Il suo nome completo era Margherita Maria Teresa Giovanna e nacque a Torino il 20 novembre del 1851, nel Palazzo Chiablese, dove trascorse gran parte della sua infanzia. I suoi genitori erano Ferdinando di Savoia, duca di Genova, che era fratello del sovrano Vittorio Emanuele II, e Elisabetta di Sassonia, che era la figlia di un altro sovrano, Giovanni di Sassonia. La coppia dopo di lei ebbe anche un figlio, Tommaso. Il 10 febbraio del 1855, quando Margherita aveva solo 4 anni, il padre, che era di salute cagionevole, morì. L'anno successivo, quando il periodo di lutto non si era ancora ufficialmente concluso, sua madre sposò in segreto il suo amante, Niccolò Rapallo, che non era un nobile, bensì un semplice ufficiale, che peraltro aveva anche lavorato per il marito Ferdinando. Re Vittorio non la prese bene e confinò Elisabetta prima nel castello di Govone e poi nel palazzo Bolongaro. Poco tempo dopo fu riabilitata e le sue nozze furono accettate, ma a causa di questa unione i rapporti con la figlia furono complicati. Margherita non sopportava di vederle insieme. Furono due le donne che durante l'infanzia si occuparono principalmente della sua educazione. La contessa Clelia Monticelli, che aveva un carattere molto rigido e bigotto, e poi la giovane austriaca Rosa Arbesser. Con quest'ultima Margherita aveva creato un bellissimo legame, quasi materno. Rosa era una donna elegante e dolce, con una buona cultura, e Margherita mostrò fin da subito una grande curiosità intellettuale. Stimava talmente tanto Rosa, dalla quale imparò tanto, che quando da grande le fu chiesto come mai, nonostante fosse sempre rimasta nell'ambiente di corte, fosse cresciuta con gusti e idee così diverse, diede gran parte del merito proprio a lei, alla quale disse di dovere la sua serenità d'animo. Ebbe molti insegnanti e ricevette un'istruzione che comprendeva numerose materie, ma era talmente vasta che non fu mai veramente approfondita. Margherita, infatti, aveva conoscenze in molti ambiti, ma sempre superficiali. Ed è per questo che le sue lettere, a quanto pare, presentavano molti errori di ortografia e sintassi. Al contrario, però, ebbe una profonda educazione cattolica e mostrò sempre tanta fede, sia da piccola che da grande, maturando un carattere conservatore e religioso. Insieme al fratello Tommaso amava assistere alle corse dei cavalli. Poi le piacevano anche la poesia e l'arte, tanto che all'età di 15 anni scrisse e illustrò un poemetto medievale. Nel 1862, durante la festa per le nozze di sua cugina Maria Pia, che era una delle figlie di Re Vittorio, Margherita conobbe i cugini Amedeo e Umberto, anche loro figli del sovrano. Mentre per Umberto, suo futuro sposo, non ebbe alcun tipo di interesse, infatti non gli rivolse nemmeno la parola, per Amedeo fu il contrario. Infatti mostrò di non avere occhi che per lui, del quale apprezzava molto la compagnia. Margherita poi frequentò anche delle lezioni di ballo, e a queste partecipava anche Amedeo. Alcuni storici non escludono la possibilità che fra i due vi sia stato un reciproco amore adolescenziale. Tuttavia non vi sono prove a riguardo, ma che lei si fosse presa una grande cotta è praticamente certo. Sembra anche che quando lui sposò la nobildonna Maria Vittoria, lei non la prese tanto bene. Nel 1864, quando Margherita aveva 13 anni, il politico Antonio Gualterio suggerì di farla sposare col cugino Umberto, primogenito di Re Vittorio, ma era ancora troppo piccola e alla fine l'idea fu accantonata.
ebbe poi un corteggiatore, il principe Carlo di Romania. Ma lei lo rifiutò, così come fece con altri pretendenti. Margherita era una ragazza sensibile, orgogliosa, con una grande forza di volontà, e quando voleva riusciva a essere affascinante. Era bionda, alta e maestosa, con un bel portamento e gli occhi azzurri. Mostrava carisma e aveva delle ottime capacità comunicative che le diedero molta popolarità. Dopo i contrasti con l'Austria, Re Vittorio voleva ricucire i rapporti con gli Asburgo, e il modo migliore in questi casi, si sa, era quasi sempre un matrimonio. Fu deciso che Umberto sposasse un'arciduchessa austriaca, Matilde d'Asburgo-Teschen, di cui vi ho già parlato in uno dei miei ultimi video. Ma l'accordo non andò a buon fine, perché poco dopo il fidanzamento la giovane ragazza morì in una maniera molto tragica. Il suo vestito andò a fuoco per colpa di una sigaretta e dopo 2 settimane di agonia morì, piena di gravi ustioni. I piani cambiarono in fretta e si preferì appoggiare un altro tipo di unione. Stavolta fu il generale Manabrea a riproporre Margherita come possibile sposa per Umberto. Lei era considerata la moglie giusta, visto che era stata educata secondo le consuetudini di casa Savoia. E sebbene inizialmente Re Vittorio non fosse d'accordo, alla fine acconsentì. Dopotutto, anche lui e la moglie Maria Adelaide erano cugini di primo grado. Come vi ho già raccontato nel video dedicato a Umberto, Margherita era molto orgogliosa di appartenere ai Savoia. Quindi, quando Umberto le fece la proposta, rispose: «Sai quanto sono orgogliosa di appartenere a casa Savoia, e lo sarei doppiamente come tua moglie». Vittorio era diventato re d'Italia nel 1861, quando fu proclamata l'unità. Ma la moglie, la regina Maria Adelaide, era morta diversi anni prima, lasciandolo da solo sul trono di Sardegna. Umberto adesso era il suo erede e sarebbe diventato il prossimo sovrano. Con questo matrimonio quindi Margherita sarebbe invece diventata la prima regina d'Italia. In realtà Re Vittorio, come ben sappiamo, dopo Maria Adelaide ebbe un'altra moglie. Si risposò con la sua amante storica, Rosa Vercellana, la bella Rosina, e anche di lei vi ho già parlato. Ma la loro fu un'unione morganatica, il che vuol dire che Rosa non avrebbe avuto diritto al titolo di regina. Questo privilegio, invece, era ormai destinato a Margherita. Il matrimonio fra lei e Umberto ebbe luogo nel Duomo di Torino, il 22 aprile del 1868. Le loro furono le nozze del secolo. Dopotutto, Umberto e Margherita sarebbero diventati i prossimi sovrani. Oltre ai politici e ai nobili provenienti da tutta Europa, a queste nozze erano presenti anche diversi popolani, proprio per volere di casa Savoia. Dopo la celebrazione, vi furono dei sontuosi festeggiamenti e i due sposi ascoltarono anche delle poesie in loro onore. Si racconta un aneddoto legato a questi festeggiamenti. Il principe Federico di Prussia, a quanto pare, tagliò un lembo del vestito di Margherita, che un ballerino aveva rovinato per sbaglio, e se lo appuntò al petto, come ricordo del lieto evento. A questa grande festa seguì poi il viaggio di nozze, che aveva precisi scopi politici. I futuri sovrani infatti attraversarono tutta la nazione, acclamati dalla folla, allo scopo di farsi conoscere, soprattutto al sud. Prima che l'Italia venisse unificata, infatti, a sud vi era il regno delle due Sicilie, con Napoli come capitale, sul quale regnava la dinastia borbonica. Gli ultimi sovrani di questo regno di cui vi ho già parlato furono Maria Sofia di Baviera e Francesco II delle due Sicilie. Lì non vi erano solo i nuovi sostenitori, ma anche persone legate ancora alla vecchia monarchia. Ciò che i Savoia volevano creare, infatti, era un nuovo senso di unione. Non a caso, dopo questo viaggio, la coppia si stabilì proprio a Napoli, per far capire che gli interessi di casa Savoia non si limitavano più solo al bene del Piemonte, volevano acquisire fiducia anche al sud. E una delle principali dimostrazioni fu proprio quella di far nascere lì, l'11 novembre del 1869, il loro unico figlio, Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro, che in futuro sarebbe diventato il terzo re d'Italia, col nome di Vittorio Emanuele III. 101 colpi di cannone furono sparati a mezzanotte per annunciare la nascita di un maschio. Il parto comunque fu molto doloroso. Margherita fu sottoposta al cesareo e soffrì parecchio. Trascorse a letto più di 2 settimane e poco dopo fu informata del fatto che non avrebbe più potuto avere figli. Quando Margherita si riprese, si dimostrò felice di essere diventata madre e non esitava a manifestarlo pubblicamente.
infatti esibì spesso il bambino, passeggiando fra la popolazione. L'unione fra Margherita e Umberto non era felice come poteva sembrare in apparenza. Umberto, così come il padre, ebbe delle amanti. La più nota fu la duchessa Eugenia Tendolo Bolognini-Litta, alla quale fu legato per tutta la vita e che le diede anche un figlio. A Margherita non stava bene che lui la tradisse e, a differenza di Maria Adelaide, che con Vittorio sopportava tutto in silenzio, minacciò perfino di andarsene. Lo disse anche al suocero, alla persona più sbagliata, direi, perché lui, che nel corso della sua vita, come ben sappiamo, di amanti ne ebbe anche troppe, a quanto pare le avrebbe detto: «Per così poco vuoi andartene?» Margherita alla fine scelse di essere forte e gli rimase accanto, a testa alta, ma disse di considerarlo solo come il suo sovrano, non più come suo marito. Questo però non è ciò che appariva in pubblico. Per motivi di convenienza politica, la coppia doveva sembrare unita agli occhi del popolo, perché rappresentava la famiglia reale italiana, ma era solo una maschera. La verità è che dal punto di vista coniugale fra i due vi era parecchia distanza. Cessarono infatti anche i rapporti fisici, e lei si limitò semplicemente a mantenere quelli che erano i suoi doveri prima di principessa e poi di sovrana, imparando col tempo a tollerare le sue infedeltà. Solo in pochi erano a conoscenza di come stavano davvero le cose fra loro. Il 20 settembre del 1870 vi fu la presa di Roma, con la famosa breccia di Porta Pia, e Roma cominciò a far parte del nuovo Regno d'Italia. I rapporti dei Savoia col Vaticano già da un po' non erano idilliaci, e adesso ancor meno di prima. La Chiesa non aveva mai voluto riconoscere la legittimità del nuovo regno, e adesso che si era appropriato anche di Roma, le cose peggioravano, visto che prima del 20 settembre Roma faceva parte dei possedimenti papali. Come vi dicevo all'inizio, Margherita era molto cattolica, quindi in questa circostanza si trovò a mediare fra la sua fede e la sua appartenenza dinastica. A questo punto i futuri sovrani si trasferirono a Roma, che ben presto divenne anche la capitale. Il 23 gennaio del 1871 fecero il loro primo ingresso in città e ricevettero un'accoglienza molto più calorosa di quella che aveva ricevuto Re Vittorio poco prima. Nonostante la pioggia, la folla si riunì per le strade per salutare i futuri sovrani e a quanto pare Margherita fece un gesto che venne molto apprezzato. Non si curò della pioggia e diede l'ordine di far scoprire la propria carrozza, così da farsi vedere bene. E la popolazione esultò ancora di più. I contemporanei dissero che le acclamazioni salirono al cielo. Margherita viaggiò molto nel corso della sua vita. Famoso ad esempio fu il suo viaggio a Berlino, quando fu invitata per far da madrina alla figlia di Federico di Prussia, che fu chiamata come lei. Ed è in questa circostanza che pronunciò la famosa frase: «In Italia tutti comandano, in Germania tutti obbediscono». Nel gennaio del 1878 Re Vittorio morì. A questo punto Umberto gli succedette, col nome di Umberto I, e anche Margherita salì al trono. Finalmente l'Italia aveva la sua prima regina. Se dal punto di vista sentimentale fra i due non vi era niente, per le questioni di governo le cose andarono diversamente e col tempo crearono un'intesa quasi fraterna. Umberto per lei aveva parecchia stima e i suoi pareri avevano peso. Infatti la interpellava spesso quando si presentavano problemi politici. Margherita su di lui ebbe quindi molta influenza. Qualche volta si occupò di affari di Stato, per esempio vedendo la democrazia come una potenziale minaccia per la monarchia. Sostenne la politica imperialista di Francesco Crispi. Ma Margherita si occupava per lo più di iniziative e ricevimenti. Favorì la lealtà verso la monarchia attraverso opere di beneficenza, alle scuole, agli ospedali o agli istituti. Poi promosse le arti e la cultura, introdusse la musica da camera e fondò il Quintetto d'Archi di Roma. Organizzò anche incontri culturali settimanali, ai quali partecipavano intellettuali di spicco, il cui rango non doveva necessariamente essere nobiliare. Gli invitati venivano scelti in base alla cultura. Questo le valse l'ammirazione di poeti e intellettuali. Perfino un fervido repubblicano come Giosuè Carducci rimase affascinato dalla carismatica regina, con la quale fece amicizia, e alla quale dedicò perfino un'ode, intitolata «Alla regina d'Italia», e per questo venne molto criticato negli ambienti antimonarchici. Margherita conobbe anche Edmondo De Amicis e Alessandro Manzoni.
fece dei suoi ricevimenti alla corte reale il centro dell'alta società romana e rese il suo salone uno dei più esclusivi e famosi dell'Europa contemporanea. Margherita era innamorata di abiti e gioielli e divenne un'icona di stile. La sua eleganza infatti era nota in tutta Europa. Indossava abiti sfarzosi ed era piena di diamanti e diademi. Ma l'ornamento per cui diventò famosa erano le sue perle, tanto da essere chiamata la regina delle perle. Se da alcune era ammirata, le altre nobildonne non apprezzavano questo stile, lo trovavano esagerato e preferivano la semplicità. Margherita al popolo piaceva davvero. Era molto più amata del marito e come regina venne accolta meglio di quanto ci si potesse aspettare. Il suo fascino riuscì a sedurre le folle e addirittura fece colpo anche su alcuni di quelli che erano contrari alla monarchia. Aveva la capacità di suscitare sempre entusiasmo nel pubblico e durante i suoi viaggi di rappresentanza attraverso l'Italia indossava spesso costumi popolari locali, dimostrando partecipazione per le tradizioni e la cultura dei vari luoghi che visitava. Questo la rese così popolare da eclissare il marito. Chiaramente però mi riferisco solo a una parte della popolazione. Vi erano poi degli anarchici e dei repubblicani, che non si facevano di certo incantare dal suo fascino. A tal proposito, il 17 novembre del 1878, mentre la coppia si trovava in carrozza fra la folla di Napoli, insieme al presidente Benedetto Cairoli, vi fu un tentativo di attentato a Umberto. L'anarchico Giovanni Passannante provò ad accoltellarlo. Il sovrano riuscì a difendersi, riportando solo qualche ferita al braccio. Margherita lanciò in faccia all'aggressore il mazzo di fiori che aveva in grembo e urlò: «Cairoli, salvi il re!» Anche se il peggio fu evitato, l'attentato provocò un forte shock in Margherita, ma durante la sfilata cercò di sembrare tranquilla e sorridente. Tornata alla reggia, si sentì male e disse: «Si è rotto l'incantesimo di casa Savoia». Per riprendersi dallo shock, la regina trascorse del tempo a Bordighera. Il 22 aprile del 1893 furono celebrate con grande sfarzo le nozze d'argento fra lei e Umberto. Per festeggiare a Roma furono sparati 101 colpi di cannone. Immaginate cosa poteva pensare Margherita in quel momento della festa per un matrimonio che era tutta una commedia. Nell'aprile del 1897 Umberto scampò a un altro attentato. L'artefice stavolta era l'anarchico Pietro Acciarito. L'astio nei confronti della monarchia col tempo si fece sempre più intenso, soprattutto dopo la repressione ai moti di Milano del 1898 che causò molti morti. Questo fu uno degli eventi decisivi che portò a una giornata storica che avrebbe cambiato tutto, il 29 luglio del 1900. I sovrani erano in visita a Monza, invitati lì per un evento sportivo. Mentre la regina si trovava nella Villa Reale, Umberto era in carrozza fra la folla. Il popolo intonava la Marcia Reale, l'inno ufficiale di Casa Savoia. Ma là in mezzo vi era l'anarchico Gaetano Bresci, che impugnò la sua rivoltella e sparò alcuni colpi verso Umberto, uccidendolo. Il suo corpo fu portato alla Villa Reale, dove la moglie lo attendeva. La regina si precipitò all'ingresso, gridando: «Fate qualcosa! Fate qualcosa! Salvate il re!» Ma ormai non c'era più niente da fare. E quando se ne rese conto, si gettò su di lui pronunciando delle parole che sono passate alla storia. «Hanno ucciso te, che tanto amavi il tuo popolo. Eri tanto buono, non facesti male a nessuno e ti hanno ucciso. Questo è il più grande delitto del secolo». A quanto pare si creò poi una leggenda popolare, secondo cui Margherita quel giorno avrebbe avvertito uno strano presentimento, provando a convincere il marito a non partecipare all'evento. C'è poi anche un'altra versione, secondo cui qualche giorno dopo l'omicidio avrebbe confidato a qualcuno di non aver avuto neanche un'ombra di inquietudine, nonostante di solito avesse sempre paura per l'incolumità di Umberto. Dopo la sua morte, comunque, Margherita ebbe un grande atto di umanità nei confronti di Eugenia. Ben consapevole del fatto che lei e Umberto si fossero sempre amati, le permise di vederlo e di trascorrere del tempo accanto a lui a pregare. Con la morte di Umberto, il figlio Vittorio Emanuele diventava il nuovo re, col nome di Vittorio Emanuele III.
e sua moglie, Elena del Montenegro, diventava la seconda regina d'Italia. Per Margherita invece cominciava il periodo da regina madre. Nonostante ci fosse una nuova regina, non si ritirò dalla scena pubblica e continuò le sue opere di beneficenza e le sue attività mondane e culturali. Non smise mai di essere un centro d'attrazione per artisti, letterati, nobili e uomini di mondo. La sua nuova dimora fu Palazzo Piombino, regalata dal figlio, che prese presto il nome di Palazzo Margherita. Vittorio Emanuele III non apprezzava che lei si intromettesse nei suoi affari. Margherita, che era sempre stata più conservatrice, criticava spesso le sue idee con tendenze liberali. Ma nonostante fosse una conservatrice, per certi aspetti si dimostrava una donna moderna. Per esempio, era una grande sostenitrice delle automobili e fu fra le prime a utilizzarle, guidandole personalmente. Divenne molto celebre il cosiddetto garage della regina, che custodiva parecchie vetture e ognuna di esse era adibita a un particolare tipo di servizio di corte. Nonostante per le donne fosse insolito all'epoca, Margherita praticava l'alpinismo, di cui era molto appassionata, e scalò diverse vette, anche impegnative. Lei era contraria alla partecipazione dell'Italia alla Prima Guerra Mondiale. Durante il Grande Conflitto, trasformò in ospedale la sua residenza romana e si impegnò attivamente all'interno della Croce Rossa. Dopo la fine della guerra, Margherita aveva paura di un'eventuale rivoluzione socialista, che poteva portare alla fine della monarchia. E così si mostrò favorevole al nascente partito fascista, perché lo vedeva come l'unico movimento in grado di opporsi ai disordini provocati dai socialisti. Nel 1914 acquistò Villa Etelinda a Bordighera e nel grande parco fece costruire una villa, Villa Margherita, che venne inaugurata il 25 febbraio del 1916. La regina morì proprio qui, il 4 gennaio del 1926, all'età di 74 anni. Dopo qualche giorno la sua salma venne portata in treno a Roma. Ma quando uscì di casa, nel tragitto dalla villa alla stazione, si poteva ammirare un lungo tappeto di fiori, che il corteo funebre attraversò solennemente. Il treno che la trasportava impiegò un giorno intero per arrivare, perché fece circa 92 soste durante il tragitto, in modo che la popolazione potesse renderle omaggio a ogni fermata, dando un ultimo saluto e gettando dei fiori. Era evidente il grande affetto che tutti nutrivano per lei. La salma di Margherita fu tumulata nelle tombe reali del Pantheon, insieme a quella del marito. Nessuna fra le regine d'Italia fu amata quanto lei. Ma non è finita qui. Su Margherita ho altre cose da raccontarvi, e quindi aspettatevi presto un video curiosità. Se questo vi è piaciuto, lasciate un like. Conoscevate la storia di Margherita? Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Alla prossima, ciao!